Che tempo fa a Ginevra? Ginevra fa freddo, ma c'è il sole. Guardavo fuori dalla finestra. L'acceleratore E l'acceleratore di particelle come sta? sta riposando in questo momento. Dopo lo stress, tutte le bevute di champagne che si è fatto il 10 settembre, ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo. Tanta gente non lo sa, però, non ovviamente dai risultati di fisica che tiriamo fuori, perché noi vogliamo capire le proprietà fondamentali delle forze che legano le particelle e così via. Però la tecnologia necessaria per fare questa ricerca, quella degli acceleratori, ha applicazioni importanti. Sono stati costruiti, per esempio, piccoli acceleratori di protoni che sono utilizzati nella terapia del cancro. Per curare il cancro con le radiazioni, come lo si cura normalmente, non puoi curare per esempio il cancro al cervello, perché rischi di danneggiare per andare a colpire la parte malata, tutto il resto la puoi pensare. Con i protoni invece riesci veramente a fare un sottile fascio che va direttamente sul tumore e lo ammazza. E i protoni ci vogliono degli acceleratori come l'LHC, molto più piccoli, per poterli accelerare. Quindi, i progressi che porteranno a costruire questi oggetti, che siano piccoli, quindi tali da poterli mettere in un ospedale, ed economici, non troppo costosi, in modo tale che ce ne possa essere uno per città, uno per regione, nascono proprio da quello che facciamo qui. Lo scambio di informazioni fra fisici che lavoravano nell'esperimento precedente, quello che si chiamava LEP, ha portato all'UE. Non so se sapete da dove viene fuori il web. Il web è stato inventato qui al CERN, è stato inventato dai fisici che lavoravano sull'esperimento precedente. La loro necessità era quella di poter scambiare documenti in maniera interattiva per poter più persone lavorare sullo stesso documento senza doverselo mandare per email, no? E come risultato di quello hanno inventato il web non esisteva prima. Quindi il web non si può negare che sia una cosa che ha avuto un impatto Assolutamente. immenso, no? Sulla società. Finalmente, si parla di questi esperimenti. Il fatto che stiamo qui a parlarne con voi è una cosa che forse l'anno scorso non sarebbe successa, nessuno avrebbe saputo di che cosa stiamo parlando. È vero, grazie mille professore, grazie per essere Grazie. stato con noi. Arrivederci, a presto.